Buonasera a tutti gli spettatori dei talk di Alice Channel. Solitamente in questi studi si approfondiscono i temi strettamente legati al trasporto e alla logistica, ma questa sera allargheremo i nostri orizzonti e lo faremo con ospiti importanti ed autorevoli che vado a presentarvi. Parleremo del mondo delle certificazioni, parleremo di parità di genere, di sviluppo sostenibile a 360 gradi. Partirei proprio col presentare i nostri ospiti dal dottor Zeno Beltrami, Global Technical Manager di DNV, un ente di certificazione leader a livello internazionale con oltre 12.000 dipendenti e che opera in praticamente tutto il mondo, circa 130 paesi. Buonasera. Alla mia destra la dottoressa Monica Mazzucchelli, partner e managing director di Consulnet Italia, operativa nel mondo della consulenza strategica dello sviluppo sostenibile con un network di qualificati partner che promuove i principi ESG, mi corregga se sbaglio, oltretutto co-founder e director di Circle SRL, società benefit, insomma molto attiva nel mondo della consulenza sul territorio nazionale, sul territorio internazionale. E passerei anche alla presentazione dell'ingegner Gianluca Landolina, amministratore delegato di Cellnex Italia S.P.A., il principale operatore delle infrastrutture indipendenti in Italia ed è parte del gruppo Cellnex Telecom, che è leader in Europa in circa 13 paesi, mi corregga se sbaglio. Corretto, grazie, buonasera. Ecco, diciamo che abbiamo veramente tanti argomenti da affrontare questa sera, però come di consueto ho il piacere di far partire questo dibattito tra noi mediante uno spunto che ci proviene in questo caso dal mondo istituzionale. Pregherei la regia di mandare il video come primo contributo che vede il ministro Elena Bonetti intervenire proprio ai microfoni di Alice Channel. Tra i grandi meriti di Alice, quello certamente di aver parlato di sistema paese chiamando in causa anche il terzo settore. È un'azione di responsabilità sociale importante che Alice sta interpretando, mi lasci dire, anche con un ruolo da apripista. Ha messo in campo tematiche inedite per questo settore, a partire dall'approccio per la parità di genere, la valorizzazione delle donne, fino a definire la necessità di un impegno da costruire per il Paese di inclusività, di sostenibilità con il mondo del terzo settore. Un terzo settore che sempre di più deve entrare in relazione, portando, perché è un soggetto ricco di esperienza, di competenze, sportando la propria specificità ma anche in un'alleanza con le imprese, con le istituzioni per definire quella comunità educante, inclusiva che possa aiutare il Paese a ripartire. Lo abbiamo detto con chiarezza, il Paese riparte solo se sappiamo mettere in campo davvero le energie, i contributi e i talenti di tutte e di tutti, e quindi il tema sociale è estremamente importante in questo senso. Monica Mazzucchelli, l'ormai ex ministro Bonetti ha espresso tanti concetti che possono essere in qualche modo racchiusi nel macro concetto di sviluppo sostenibile, che è parte fondamentale della vostra attività di consulenza aziendale. Come viene declinato specificamente questo tema in Consulnet e in Circle? Intanto cerchiamo di comprendere il significato di sostenibilità e di sviluppo sostenibile. Oggi poter crescere per un'impresa occorre necessariamente non pensare al breve, quindi solo al profitto, ma nel lungo periodo, quindi nel rispetto dell'ambiente, del nostro pianeta e del sociale e delle persone. La consulenza che noi con Consulnet Italia e con tutte le società di consulenza che fanno parte del mondo di Circle, abbiamo pensato che sia veramente importante facilitare, indirizzare e aiutare le imprese che vogliono andare verso questo percorso e poter comunicare di essere sostenibili con un approccio molto concreto. Certo. Ecco, mi dà insomma la possibilità di passare la parola al dottor Beltrami, che è Global Technical Manager di DNV. Quando si parla di sviluppo sostenibile si fa riferimento in DNV
a concetti molto precisi. Tra i vostri scopi c'è sicuramente la salvaguardia della vita, della proprietà, anche dell'ambiente. Voi fornite ai clienti degli elementi, come dire, fattuali per prendere delle decisioni, e sintetizzerei in una parola che è quella delle certificazioni. Si parla in certi casi di certificazione volontaria. Io le chiedo di farci sapere cos'è la certificazione volontaria, cosa implica e quali sono gli attori in campo. Sì, grazie. La certificazione in fondo è un modo per comunicare. Le aziende che intraprendono percorsi come quelli di cui parlava Monica, per esempio nell'ambito della sostenibilità, hanno a disposizione dei riferimenti a volte normativi, a volte volontari, che possono consentire di comunicare il percorso fatto e i risultati raggiunti attraverso una verifica di un'entità, che sono per esempio gli organismi di certificazione, che sono indipendenti e hanno sviluppato negli anni, in ormai decine di anni, una metodologia e un approccio per cui in tempi ragionevolmente brevi possono in qualche modo dichiarare che il risultato è stato raggiunto. È chiaro che le certificazioni sono un settore, nonostante siano un settore di nicchia, no, nel mercato, sì, però sono comunque possono ricoprire un ampio raggio. Ci sono certificazioni di prodotto, ci sono certificazioni di sistema di gestione. Oggi parliamo di sostenibilità, non esiste uno standard per la sostenibilità, esistono in realtà degli approcci che vanno verso la possibilità di consentire ad un'azienda, ad una entità di in qualche modo comunicare, suffragati da una verifica di parte indipendente, questo è un organismo di certificazione, una dichiarazione fatta in modo che non sia autoreferenziale ma sia in qualche modo supportata da un sistema. Il sistema è molto complesso, forse dovremmo dedicare un intero incontro per spiegarlo, però diciamo che questa è la garanzia che può dare una certificazione. Quando è volontaria, fondamentalmente rientra in un meccanismo per cui un determinato settore, un determinato mercato, determinate parti interessate richiedono fortemente che qualcosa sia dichiarato in questo modo, e quindi le aziende volontariamente entrano in questo settore perché pensano di trovare dei vantaggi. Questi vantaggi poi alla fine ci sono ormai dimostrati anche da sondaggi, da ricerche, e si basano sulla certificazione. Grazie mille. Ingegner Landolina, Cellnex Italia si può dire essere apripista in alcune tipologie di certificazioni. Dottor Beltrami ne ha citate diverse. Ho voluto il video dell'ex ministro Bonetti proprio perché tocca delle tematiche molto interessanti. Mi pare di capire che Cellnex Italia è la prima azienda a certificarsi per la parità di genere e anche secondo alcuni modelli precisi, e mi riferisco in particolare all'ecosistema aziendale sostenibile integrato. Ci può spiegare meglio queste due tipologie, come si è mossa Cellnex in questo mercato così complesso? Certo, con grande piacere. Intanto, secondo me, ciò che ci ha animato e ciò che dovrebbe animare tutti è il fatto che noi non abbiamo inseguito la certificazione, abbiamo inseguito una cultura che fosse una cultura nostra, aziendale, e sulla quale abbiamo iniziato a lavorare quando siamo nati, 7 anni fa ormai. Lo scopo di questa cultura è che l'azienda potesse agire, potesse crescere, potesse prendere decisioni, potesse eseguirle indipendentemente dall'autista della macchina, indipendentemente certo, dall'amministratore delegato. E perché questa cosa fosse possibile era necessario la condivisione, è necessaria la condivisione degli obiettivi a qualsiasi livello dell'organizzazione, e in modo assolutamente indipendente e scevro dalla forma, dall'aspetto, dal credo, dal sesso, dalla religione di chi possa essere coinvolto. È come organizzare un tiro alla fune, e chi organizza il tiro alla fune davanti a sé, di fronte a sé, ha una sfida incredibile, ma fa i capricci nel dire tu no perché non hai la religione giusta, tu no perché non hai il sesso giusto,
tu no perché non hai i capelli del colore corretto, tu no perché non hai l'orientamento sessuale giusto. Così cosa fai? Così vai a togliere forza, vai a togliere merito, vai a togliere intelligenza che altrimenti avrebbe potuto arricchire l'organizzazione, nella fattispecie la nostra organizzazione. Con questa cultura così includente, inclusiva, e con questo coinvolgimento totale delle persone in ogni processo decisionale e esecutivo dell'intera azienda, in maniera tale che tutti sappiano e abbiano coscienza dell'intero processo, siamo arrivati alla certificazione PDR 125 come prima azienda in Italia, ha detto giustamente lei, con grande nostro orgoglio, con l'orgoglio delle persone che lavorano in Cellnex Italia. Prima ancora eravamo arrivati come prima azienda al mondo a ottenere la certificazione di DNV come ecosistema aziendale di sostenibilità integrata, quindi DNV ha certificato che la sostenibilità è entrata appunto in tutti i nostri gangli decisionali, è entrata in tutti i nostri processi esecutivi e peraltro già anni fa un aspetto del modello ISI, appunto di ecosistema aziendale sostenibilità integrata, contemperava la parità di genere, dava un focus e accendeva un riflettore importante sulla parità di genere. Grazie mille. Lei ha parlato di cultura inclusiva ed è un concetto molto bello. Io chiedo il supporto della regia per vedere un secondo stralcio dell'intervista rilasciata a Benedetta Piscitelli al nostro ex ministro delle pari opportunità Bonetti, proprio perché si affronta in maniera più puntuale il tema della parità di genere. Ministro, Alice fa rima con sostenibilità. Sostenibilità è un termine ombrello, vuol dire davvero tanto, soprattutto sostenibilità sociale. In queste settimane si sta parlando tanto di donne e lavoro. Ci sono dei numeri a sfavore del Mezzogiorno per quanto riguarda l'impiego. E poi da parte dell'industria anche forse un messaggio sbagliato che è passato in queste settimane. Secondo lei invece che cosa bisognerebbe fare? Ma quello che stiamo facendo è cambiare un modello che ha fallito, un modello che ha portato le donne a non essere libere di scegliere, di essere madri lavoratrici, e un mondo del lavoro che non ha saputo investire in modo significativo in carriera, in leadership, in protagonismo delle donne, ma anche politiche pubbliche che non lo hanno sufficientemente sostenuto. Tutto questo è cambiato con l'azione del governo Draghi, che con forza ha scelto di investire sulla parità di genere come uno degli assi prioritari di sviluppo, certamente attraverso l'investimento inedito del PNRR, ma anche dotando il Paese finalmente della concretezza di una strategia, la prima strategia nazionale per la parità di genere, portando a termine la riforma del Family Act, che è una delle prime riforme, è la prima riforma delle politiche familiari che investe sul lavoro femminile. Ecco Monica Mazzucchelli, al netto delle considerazioni politiche, vedremo cosa farà su questi temi il prossimo esecutivo. Rimaniamo per un attimo sul modello ISI, che è un modello che crea un percorso di sviluppo sostenibile integrato nella strategia. Uno dei tre pilastri di questo modello è l'attenzione alle persone e in particolare proprio alla parità di genere. Ci racconta la sua esperienza, l'esperienza di Consulnet Italia? Allora, l'esperienza di Consulnet Italia proprio nelle prime aziende, Cellnex Italia è stata la prima in assoluto a seguire il modello ISI e successivamente la PDR 125, che è la norma UNI di riferimento per la certificazione della parità di genere. L'esperienza è stata quella di indirizzare una squadra che aveva già un commitment forte su questi temi, certo. Quindi devo dire che è stato più semplice rispetto ad altre realtà, perché per partire per un progetto così complesso, prima di tutto occorre che ci sia la volontà da parte del vertice, chiaro, per poter creare quella consapevolezza, quella cultura che possa arrivare a tutti i livelli, sia interni e uscire all'esterno dell'impresa. Quindi l'esperienza col modello ISI, che è il primo modello di governance per la sostenibilità che è stato accreditato da Accredia e certificabile da organismi di certificazione accreditati, aiuta ad avere un percorso verso lo sviluppo sostenibile e
la PDR 125, che è proprio quella che ti consente la certificazione di parità di genere, si inserisce all'interno di questo percorso. Mi tolga una curiosità, lei fa attività di consulenza, le aziende come sono? Sono pronte a recepire questo nuovo approccio? Allora, devo dire che negli ultimi 2 anni c'è stata un'accelerazione davvero importante. La fortuna che posso avere nella nostra esperienza di società di consulenza è quella di seguire le medie e grandi imprese che poi diventano responsabili di aiutare la filiera e quindi aiutare le piccole e medie imprese che magari possono avere più difficoltà a entrare in queste logiche. Abbiamo parlato di Cellex Italia. Cellex Italia ha sentito questa responsabilità nei confronti della filiera e di andare verso gli stakeholder su questi temi. Quindi io credo che l'Italia sia pronta, deve solo valorizzare e comprendere che all'interno delle proprie azioni ha portato avanti azioni concrete di sviluppo sostenibile e di sostenibilità, ma deve razionalizzarle e metterle in un percorso, in un sistema di gestione che porti a un miglioramento continuo, che è il modello ISI e che è il modello PDR 125 per la parità di genere. Si rivolge con lo sguardo verso il dottor Beltrami. Dottor Beltrami, è in atto sostanzialmente un cambio di paradigma e la prassi di riferimento sulla parità di genere ne è, secondo me, un esempio molto chiaro. La diversità, la parità di genere, l'inclusione possono essere considerate volano per innovazione e sviluppo sostenibile, secondo lei? Mi pare che voi abbiate fatto anche qualche ricerca specifica. Sì, sì. DNV ha avviato a livello internazionale un osservatorio, si chiama Viewpoint, e periodicamente lancia dei survey, delle indagini attraverso i propri clienti. Per quanto riguarda diversità, equità, inclusione, è stato recentemente pubblicato il risultato di questa ricerca, che viene svolta campionando le aziende della popolazione internazionale del nostro organismo di certificazione, quindi che rappresentano culture diverse, settori diversi, dimensioni differenti. E l'ultima ricerca ha mostrato che su un campione di poco più di 500 aziende rappresentative di questo mondo, che la parità di genere è allo stesso tempo una opportunità, uno scenario nuovo, diciamo così, così come dà la possibilità, è già abbastanza chiaro, la parità di genere, come è stato detto in altri interventi, in realtà è già considerata un elemento differenziante. Lo è in senso non solo qualitativo, ma anche l'esempio fatto del tiro alla fune di tipo quantitativo, no? Sì. Nel senso che i team che lavorano con una varietà di genere, si è dimostrato anche da queste ricerche, siano più performanti. Dicevo, è ancora un'opportunità, perché da questa indagine ci sono chiari e scuri. La parte più sfidante, che appunto io vorrei considerare un'opportunità, perché certo, andiamo in quella direzione, proprio perché c'è un cambio di paradigma, è il fatto che solo un terzo delle aziende che hanno risposto hanno già iniziato a stabilire obiettivi, strategie nel campo della diversità, dell'inclusione e dell'equità. Certo. Quindi e c'è ancora tanta strada da fare. Le prospettive sono buone e chi lo ha fatto comincia già a raccogliere i risultati. Un'ultima cosa, il cambio di paradigma nasce qualche anno fa, proprio nel momento in cui a livello internazionale si è data, se vogliamo, una razionalizzazione a quello che poteva essere considerato lo sviluppo sostenibile. I famosi punti SDG, 17 certo, punti, e ricordiamoci che il numero 5 parla proprio di questi argomenti, di questi temi. Ci arriviamo. Lei ha parlato di un percorso, ma c'è chi ha fatto già un pezzo di strada. L'ingegner Landolina ha dato un'impronta innovativa a Cellnex Italia, che come dire, opera in un ambito che si può dire che è prettamente maschile, ma voi siete un esempio virtuoso in questo senso, approcciate al mercato con una nuova visione
che direi è lungimirante. Cosa ci può dire in merito a questo? Ma sì, è vero, devo dire che negli ultimi anni si sta godendo di una apertura mentale importante, forse inimmaginabile 10 anni fa, però il mondo nel quale lavoriamo, il mondo delle infrastrutture, è un mondo tipicamente mascolino, tecnico, da ingegneri, che forse è anche il frutto del fatto che gli iscritti alla facoltà di ingegneria 15 anni fa, 10 anni fa, 20 anni fa, appunto, fossero in prevalenza ragazzi, non ragazze, no? Certo. Poi ci si è evoluti e poi l'onda lunga parte dalle scuole di formazione, dall'università. Quando siamo nati noi avevamo una incidenza femminile in azienda del 18%, quindi terribilmente bassa. Siamo arrivati a portarla in 6 anni al 40%. Abbiamo acquisito lo scorso anno un'azienda che come dimensioni era più o meno comparabile con noi, che aveva un'incidenza delle donne al 29%, e quindi abbiamo ricominciato, ma siamo felici di ricominciare, di allargare, no, i nostri principi, la nostra cultura. La PDR 125 non è soltanto percentuali di donne rispetto a uomini in azienda, è anche parità retributiva e parità nella gestione di tutti i processi che riguardino le risorse umane, dal recruiting alla gestione, alla premialità, alle promozioni, agli avanzamenti in carriera, alla genitorialità. Nel nostro caso, per esempio, paradossalmente sulla genitorialità avevamo un gap nei confronti della popolazione maschile, non nei confronti della popolazione femminile, perché non si era abituati a mandare, anzi più che altro i colleghi non erano abituati a chiedere un permesso, no, per genitorialità. Magari molti si vergognano, cioè dobbiamo anche entrare in questo, è considerato disdicevole per un uomo assentarsi per 2 o 3 settimane perché gli è nato un bambino. Ecco, noi spingiamo per esempio a che lo facciano, quindi non è se vuoi farlo, è fallo. No? E la direttrice HR che chiama le nostre colleghe, i nostri colleghi delle risorse umane, che chiamano i colleghi di cui sappiamo essere diventati padri da poco, a invitarli a prendere un permesso per la nuova genitorialità. Abbiamo avuto problemi a separare un budget per la PDR 125 sulla gestione della parità di genere, perché anche i nostri budget erano inclusivi, cioè noi avevamo un budget distinti tra gestione maschile e gestione femminile, no? Cercavamo di mettere nelle nostre decisioni strategiche, abbiamo detto, una totale indifferenza di genere, ma l'abbiamo fatto perché era giusto così ed era richiesto che venisse fatto. Grazie mille. A proposito di decisioni strategiche, il tema della parità di genere richiama quello della diversità e dell'inclusione. Chiedo il contributo della regia, perché DNV ha, come dire, in qualche modo sviluppato più di un'attività in questo senso, e vediamo un video di circa un minuto che racconta cosa avete fatto in quest'ambito. Prima di arrivare a lei, dottor Beltrami,
dottoressa Mazzucchelli, diversità e inclusione, parità di genere sono obiettivi sia come dire, dell'esecutivo, adesso ripeto vedremo cosa farà il governo a trazione centrodestra, ma è uno degli obiettivi delle agende internazionali più importanti, è anche uno dei focus del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Si parla anche di cambio di approccio in questo senso. Qual è l'esperienza che lei conosce e che può trasferire ai nostri videospettatori e ascoltatori? Sì, è un cambio di approccio che comincia a entrare sempre più nelle grandi, magari nelle piccole e medie si aspettano anche degli incentivi, degli aiuti. Certo. La PDR 125 è un sistema di gestione premiante anche sotto questo aspetto, per cui ci saranno delle agevolazioni fiscali, degli sgravi fiscali, dei finanziamenti, un sistema premiante anche per partecipare alle gare, e questo sicuramente darà una spinta a quelli che sono magari più scettici sul tema. Si deve, perché con tutti i cambiamenti che si possono vedere, spesso c'è bisogno per alcune aziende un aiuto anche d'altro tipo. Non si trovano sempre imprenditori illuminati o manager illuminati, quindi si spera che con questi incentivi possa esserci anche un aiuto per coloro che fanno fatica a entrare in queste logiche dello sviluppo sostenibile e della parità di genere. Grazie mille. Dottor Beltrami, vorrei fare un passo indietro ma per avere uno slancio in avanti. Ma perché la certificazione? Che cosa significa seriamente, oggettivamente certificarsi? Qual è il vantaggio per un'azienda? Innanzitutto mi lasci dire che per accedere all'accreditamento Accredia di cui parlava Monica prima, gli organismi di certificazione devono dimostrare di aver attuato la PDR 125 al loro interno. Quindi al di là del fatto che essendo una società internazionale già i principi e gli aspetti etici sui quali si basa da sempre, da più di 150 anni, avevano già in qualche modo proiettato DNV in una situazione favorevole, diciamo così, almeno le nostre statistiche che io ho sempre visto interne erano già ad un buon livello, però noi abbiamo dovuto provare ad un organismo di accreditamento che il sistema era introdotto anche nell'organismo di certificazione, quindi è una nota così, certo. Ed è la prima volta che si fa una cosa del genere, perché di solito le normative di certificazione non riguardano gli organismi che svolgono le attività di certificazione. In questo caso è stato fatto ed è stata un'esperienza molto interessante. Questo era per dire che la certificazione, come si diceva prima, in realtà è un modo per arrivare alla premiazione di un percorso, no? Una premiazione condivisa con tante parti interessate. Però in realtà quello che c'è dietro è un lavoro di convinzione, di determinazione e capacità organizzativa. Teniamo presente che questa norma voluta dall'UNI, ed è una delle prime norme che tratta la parità di genere in modo così specifico, prima nella presentazione abbiamo visto anche una ISO che parla di diversità e inclusione, ma in modo così specifico è l'unica norma che esiste nei paesi almeno diciamo industrializzati o comunque nel nostro settore, ed è una norma che si basa su un modello di cosiddetto rating, cioè di definizione di alcuni elementi, di alcuni requisiti sui quali il verificatore esprime un giudizio di valore ed assegna un voto, se vogliamo utilizzare un termine un po' scolastico. Quindi è la possibilità di comunicare un risultato raggiunto attraverso i capisaldi che abbiamo più o meno trattato anche prima, ma con anche un risultato numerico finale che può dire io sono arrivato a questo punteggio. Molto 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 interessante, un percorso che porta ad una premiazione. Ingegner Landolina, siamo in chiusura,
Cellnex Italia come è arrivata alla certificazione? Immagino che si tratti proprio di un percorso strutturato nel tempo. Sì, è un percorso che appunto non è bellissima certificazione, è veramente un premio alla fine della, quasi se fosse una gara, dove puoi toccare la felicità di tutti, di tutte le persone dell'azienda che sono state coinvolte, e quindi sono tutte, in tutti questi esami, no? Perché poi sottostai ad un esame da parte del certificatore. Dobbiamo però chiarire che non finisce nulla, non finisce con la certificazione. Certo. Perché se risultassimo troppo felici di essere arrivati al punto, sarebbe l'inizio del declino. Quindi per esempio in Cellnex Italia noi abbiamo istituito dei comitati che vivano indipendentemente dall'amministratore delegato, che sono fatte dalle persone di Cellnex Italia, che sono i comitati di sostenibilità, e che si occupano anche di, tra le altre cose, di monitorare l'avanzamento dei principi e dei punti di controllo, per esempio della certificazione ISI o della certificazione PDR 125 in azienda. Oltre a questo facciamo anche delle altre cose, per esempio lanciamo dei contest per l'idea di business più sostenibile. Il comitato di sostenibilità, per esempio, valuta, tendiamo a lanciarlo una volta l'anno, valuta le 1, 2, 3 proposte di business sostenibile che vengono fuori spontaneamente da tutte le colleghe e i colleghi di Cellnex Italia. Le prime 3 proposte, dove sostenibilità, ricordiamoci, è anche profitto. Certo. È profitto in equilibrio con il rispetto dell'ambiente, rispetto delle persone, rispetto della prosperità sociale. Le 3 proposte che risultano essere le migliori tra tutte quelle avanzate diventano un'idea di business. L'azienda investe in quello, ma perché investiamo? Perché evidentemente da quelle proposte ne traiamo un ritorno. Ecco, io con questo auspicio di insomma trarre un ritorno da queste proposte, chiudo questo talk show, questo dibattito, però proponendovi di ritornare ad approfondire questi temi, perché sono temi che richiedono un tempo sicuramente maggiore a nostra disposizione. Abbiamo parlato di certificazioni, di parità di genere, di diversità e di inclusione e di sviluppo sostenibile, e con questo noi abbiamo chiuso il nostro talk show. Io auguro a tutti una buona serata e al prossimo appuntamento. Grazie.